chiamo Daniele Usai, classe 1977, sono nato ad Ostia, ho studiato da ragioniere e sono diventato prestissimo cuoco per passione all'età di 15 anni. Dopo varie esperienze di ristorazione sul mio territorio e anche in Italia e all'estero in case un po' più buone, nel 2006 apro il Tino. I primi 10 anni del Tino sono stati ad Ostia e dopodiché nel 2016 ci siamo spostati a Fiumicino, dove siamo attualmente. Il Tino è un progetto che nasce per passione. Il Tino è casa mia, il Tino è mare. In questo momento abbiamo raggiunto una grande maturità sotto tutti i punti di vista. La cucina del Tino adesso è una cucina di alto livello, e è una cucina territoriale, stagionale, e identitaria mia e della mia brigata, dei miei ragazzi. Sono orgogliosissimo di far parte di questo territorio, di Fiumicino, dal quale attingiamo a tutto tondo per quanto riguarda le materie prime. Innanzitutto il pesce, che viene per il 95% dall'asta del pesce di Fiumicino, ma anche frutta e verdura. Ci sono i campi di Maccarese, la cooperativa Adua che ci rifornisce cogliendo i frutti della terra poche ore prima di essere messi in cucina. E attualmente, negli ultimi anni, frequentando l'asta del pesce di Fiumicino, mi sto spendendo per il discorso della sostenibilità. La prima battaglia ha riguardato la plastica, perché a un certo punto ci siamo resi conto che le paranze che rientravano riportavano a casa un sacco di plastica e non si aveva il posto per smaltirla. E quindi piano piano, con dei colleghi, con delle associazioni, con ambasciatori del gusto, siamo riusciti a creare una cassa mediatica che ha sensibilizzato le istituzioni a dare la possibilità di smaltire la plastica all'asta. Il prossimo progetto riguarda le cassette di polistirolo. Sempre frequentando l'asta del pesce abbiamo visto che si consumano tra le 1200 e le 1800 cassette di polistirolo al giorno. Stiamo cercando dei materiali alternativi per rendere l'asta del pesce di Fiumicino green a tutto tondo. E l'altra cosa che mi sta particolarmente a cuore è l'utilizzo dei pesci inediti, cosa che caratterizza l'offerta sia del Tino ma anche del 4112, che è l'altro ristorante che abbiamo al piano di sotto. Quindi l'utilizzo di pesci non sfruttati a fronte del ripopolamento di quelli che invece ormai sono troppo utilizzati. Daniele Usai è un cuoco bipolare, perché ha due animi, quello d'avanguardia e gourmet, che è rappresentato dal Tino, e l'altra parte è l'animo pop, della cucina tradizionale di territorio, che invece è rappresentata dal 4112. Tutti e due i concetti, pur essendo due campionati differenti, sono caratterizzati dall'alta qualità della materia prima e anche di chi opera all'interno dei miei locali.